A distanza di 14 anni dall'inizio del procedimento penale Imelda e dopo aver scontato 4 anni in regime di alta sicurezza, Sebastiano Rechichi, originario di San Luca e residente in Germania, è stato assolto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria dal reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale con la formula per non aver commesso il fatto. La decisione dei magistrati reggini, che hanno recepito le argomentazioni difensive rappresentate dagli avvocati Domenico Putrino e Caterina Albanese, è giunta nei giorni scorsi al termine del processo di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con il quale è stata annullata la condanna a 12 anni di reclusione inflitta dalla precedente sentenza di un'altra sezione della Corte di Appello nel 2019. Secondo l'accusa, originaria della Procura distrettuale reggina, Sebastiano Rechichi sarebbe stato il presunto braccio destro di alcuni soggetti di San Luca in Olanda e in Germania, dove avrebbe mantenuto i rapporti con alcuni presunti acquirenti internazionali grazie alla sua conoscenza di cinque lingue. Quindi, sempre secondo la tesi degli investigatori, il sanluchese avrebbe avuto possibilità di rapportarsi con fornitori residenti in più parti del globo, un'ipotesi contrastata con fermezza dai difensori di Rechichi, che al momento del suo arresto viveva in Germania, dove era titolare di attività nel campo della ristorazione e da dove veniva estradato in Italia, perdendo la sua attività lavorativa. A seguito del rinvio della Cassazione, la Corte di Appello Reggina, su richiesta del Procuratore Generale, disponeva la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ordinando l'interrogatorio dell'imputato, nell'interesse del quale ha concluso l'avvocato Domenico Putrino, che ha chiesto e ottenuto l'assoluzione. La difesa ha anticipato che l'imprenditore, che è tornato in Germania, pur avendo ottenuto l'assoluzione con formula ampia, che gli ha ridato dignità e fiducia nella giustizia, ha intenzione di intraprendere un'azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato per l'ingiusta detenzione patita e i danni materiali e di immagine causati dal suo coinvolgimento nella maxioperazione, che gli ha creato dei danni sia dal punto di vista strettamente lavorativo e imprenditoriale, sia privandolo della libertà personale e dagli affetti più cari.